Ciao a tutti, oggi vado a vedere insieme a voi questo proiettore di disegni tematici a dipendenza dell'occasione che si presenta della marca Collier. Il proiettore arriva all'interno di questa confezione di cartone insieme ai vari accessori che andiamo a vedere insieme. Abbiamo un foglietto illustrativo che ci mostra appunto le indicazioni, le varie caratteristiche del proiettore. Comunque, se guardate questo video già sarete in grado di capire come funziona. Abbiamo un telecomandino contenuto, batteria inclusa, nota positiva, quindi il picchetto, o meglio la punta di plastica, è da infilare nel terreno dalle dimensioni di 20 centimetri. Come vedete, poi c'è la rotellina per agganciarlo al proiettore. Abbiamo poi un treppiedi piccolo, eccolo qua, che si apre così, è in plastica e può essere usato in alternativa alla punta di plastica. Si presenta appunto questi piedini richiudibili. Se ad esempio non avete un terreno morbido, comunque non avete la possibilità di infilzare il picchetto nel terreno, potete comunque utilizzare questa base d'appoggio. Abbiamo poi l'alimentatore che è qua, appunto, ha una spina tipo F, eccola qua, è collegato direttamente al proiettore e consente appunto in generale di avere una protezione dall'acqua e polvere, quindi di essere utilizzato tranquillamente anche all'esterno, ad esempio nel giardino. Questo perché è dotato di una tecnologia IP65. Il proiettore in sé, come vedete, ha le dimensioni di 11,5 cm e un cavo della lunghezza di 5 metri di plastica, abbastanza resistente. Inoltre si può girare a 180 gradi tramite la rotellina. Ma non è finita qui, perché abbiamo anche questi mini placchette di plastica. In totale sono 15, sono delle piastrine che hanno diversi disegni, anche colorati, sono presenti in queste due confezioni, tra cui cuori, quadrifogli, stelle, fiocchi di neve. Adesso poi andremo a vederle insieme. Come vedete, ci sono appunto vari disegnini e possono essere usati a dipendenza della situazione che si presenta. Se è tema natalizio, ci saranno appunto le placchette natalizie. Questo è a tema autunnale, visto che ci sono delle foglie autunnali e eccetera. Il telecomando ha un raggio di azione di circa 10 metri, puoi impostare l'ora di autospegnimento da 1 fino a 6 ore, la velocità di lampeggiamento dei disegni, come anche la velocità in cui si muovono poi i disegni. Abbiamo poi il tasto per accenderlo o spegnerlo, mentre la distanza del proiettore si aggira attorno ai 15 metri, quindi potete mettere a distanza di 15 metri dalla vostra casa e vi riempirà, diciamo, il muro di questi, la parete, diciamo, la facciata di casa di questi disegnini. Per inserire poi le varie placchette all'interno, perché sono diverse, basta semplicemente svitare queste due rotelline, estrapolare la placchetta che si desidera. Adesso la vado a cambiare, riporla all'interno e poi posizionarla nuovamente all'interno in questo modo. Ecco i disegni che si presentano. Sono andato innanzitutto a infilare il treppiedi al di sotto del proiettore, perché sono sulla scrivania, quindi non posso usare il picchetto per infilarlo nel terreno. Come vedete, adesso vado a regolarli, vi faccio vedere giusto i disegnini a distanza ravvicinata. Queste sono foglie autunnali. Andando a schiacciare il telecomando, appunto, posso aumentare, o meglio, attivare il lampeggiamento dei disegni, come avete visto, diminuire la velocità, adesso va più veloce, oppure diminuirla, come anche la velocità del movimento dei disegnini, in questo caso delle foglie. Adesso sono ferme. Mentre se vado a schiacciare il bottone, cominciano a muoversi, adesso si muovono più velocemente. Come vedete, si può quindi regolare tutto.
semplicemente da un telecomandino. Andiamo a cambiare qualche disegnino così potete guardarne altre. Happy Birthday, ne cambio un'altra. Ecco questa a tema Natale. C'è anche quella a tema Halloween. Però direi che possiamo fermarci qui, ce ne sono tante altre, 15 per l'esattezza. Recensione finisce qui, se avete domande non esitate a pormele e spero che questa video recensione vi sia stata perlomeno utile.